tutti della scuola e del mondo esterno. È il nostro secondo appuntamento del ciclo, l'ultimo ve lo dico, no, dico dopo. Questa sera abbiamo il professor Gianmario Anselmi, ospite molto illustre, con una carriera accademica importantissima, tanti saggi, tanti scritti alle spalle, e adesso ancora per poco ho saputo direttore del Dipartimento di Filologia Italiana e Classica dell'Università di Bologna. E questa sera con lui parliamo degli scritti corsari di Pierpaolo Pasolini. E mi piaceva iniziare questa conversazione su Pasolini. Ah, vi devo dire una cosa, prima dell'ultimo momento extra, che non c'entra, ma c'entra sempre perché riguarda gli interessi culturali da sollecitare. Questa sera c'è a teatro, al Teatro Testoni di Casalecchio, una rappresentazione di una pièce tratta da Arancia Meccanica, che forse molti di voi conoscono per il famoso film di Kubrick, di non so che anno, 72, 3, 4. E c'è già stato ieri lo spettacolo, mi hanno detto che è stato molto molto bello, e stasera sono stata sollecitata a invitarvi perché per gli studenti del liceo c'è il costo speciale del biglietto a 3 euro, quindi assolutamente vi invito ad andare perché è un'occasione da non perdere. Quindi riprendiamo la linea del nostro discorso. Dicevo, l'altra volta abbiamo parlato del barone rampante di Italo Calvino, e abbiamo incontrato un Calvino, se ricordate, che si propone di essere un osservatore lucido, distaccato e presente, no? Contemporaneamente del mondo e degli uomini, che indirizza uno sguardo attento, preciso sulla realtà, con l'idea di regolarla, ordinarla, comprenderla, con l'idea di costruire, no? Illuministicamente un mondo più adatto, diciamo. E questo sguardo è uno sguardo molto diverso da quello di Pasolini, è uno sguardo poetico, forse potremmo dire, oltre che molto, molto ricco di pathos, di partecipazione, quindi un atteggiamento, quello di Pasolini, molto diverso, quasi opposto a quello freddo e razionale di Calvino. Per cui mi sembrava interessante iniziare a parlare così di questo intellettuale così affascinante, proprio attraverso il dialogo che lui instaura con Calvino. Calvino e Pasolini si conoscono ovviamente e dibattono a volte in modo molto intenso, a volte in modo più amichevole sulle questioni della contemporaneità su cui entrambi si interrogano. E proprio a proposito di una delle questioni che affronteremo oggi, di cui ci parlerà il professor Anselmi, Calvino interviene rispetto a delle opinioni espresse da Pasolini, e lo accusa di essere in sostanza reazionario, cioè di avere degli impianti per un'Italia, per un'Italietta, l'Italietta del passato, l'Italietta preindustriale, l'Italietta fascista, insomma, posizione che Calvino ritiene incomprensibile per un intellettuale, soprattutto per un intellettuale progressista e di sinistra come Pasolini. E Pasolini gli risponde con una lettera aperta, ed è da questa lettera aperta che vi vorrei leggere qualche riga, qualche breve passo per introdurre la nostra conversazione.
È un intervento dell'8 luglio del 1974, poi il professore ci collocherà, gli scritti corsari ci spiegherà che cosa sono, insomma, quindi anche ci darà qualche parametro cronologico e anche di contestualizzazione. Caro Calvino, Maurizio Ferrara dice che io rimpiango un'età dell'oro, tu dici che rimpiango l'Italietta. Tutti dicono che rimpiango qualcosa, facendo di questo rimpianto un valore negativo e quindi un facile bersaglio. Ciò che io rimpiango, se si può parlare di rimpianto, l'ho detto chiaramente, sia pure in versi. Che degli altri abbiano fatto finta di non capire è naturale, ma mi meraviglio che non abbia voluto capire tu, che non hai ragioni per farlo. Io rimpiangere l'Italietta? Ma allora tu non hai letto un solo verso delle Ceneri di Gramsci o di Calderon, non hai letto una sola riga dei miei romanzi, non hai visto una sola inquadratura dei miei film, non sai niente di me. Perché tutto ciò che io ho fatto e sono esclude per sua natura che io possa rimpiangere l'Italietta. A meno che tu non mi consideri radicalmente cambiato, cosa che fa parte della psicologia miracolistica degli italiani, ma che appunto per questo non mi par degna di te. L'Italietta è piccolo borghese, fascista, democristiana, è provinciale e ai margini della storia. La sua cultura è un umanesimo scolastico, formale e volgare. Vuoi che rimpianga tutto questo? Per quel che mi riguarda personalmente, questa Italietta è stata un paese di gendarmi che mi ha arrestato, processato, perseguitato, tormentato, linciato per quasi 2 decenni. Questo un giovane può non saperlo, ma tu no. Può darsi che io abbia avuto quel minimo di dignità che mi ha permesso di nascondere l'angoscia di chi per anni e anni si attendeva ogni giorno l'arrivo di una citazione del tribunale e aveva terrore di guardare nelle edicole per non leggere nei giornali atroci notizie scandalose sulla sua persona. Ma se tutto questo posso dimenticarlo io, non devi però dimenticarlo tu. Salto un po', poi appunto Pasolini parla di che cos'è che lui rimpiange realmente. Lui dice che rimpiange un'Italia arcaica, un'Italia contadina, un'Italia di una cultura che lui sentiva come autentica, come viva. E dice che io rimpianga o non rimpianga questo universo contadino resta comunque affar mio. Ciò non mi impedisce affatto di esercitare sul mondo attuale, così com'è, la mia critica. Anzi, tanto più lucidamente quanto più ne sono staccato e quanto più accetto solo stoicamente di viverci. E nel finale, insomma, il discorso si riferisce a temi che toccheremo più tardi, però vorrei leggervi proprio queste note personali, anche per presentarvi un po' la figura umana di Pasolini. E lui risponde a cose che aveva scritto Calvino a proposito del fatto che Pasolini parlava dei giovani, di come sono i giovani di oggi, del fatto che la loro apparente emancipazione è in realtà il frutto di una repressione molto più grave. E quindi dice Calvino: io questi giovani non li voglio neanche vedere, i giovani di cui parli tu. E allora così conclude Pasolini. Infine, caro Calvino, vorrei farti notare una cosa, non da moralista, ma da analista. Nella tua affrettata risposta alle mie tesi, sul Messaggero ti è scappata una frase doppiamente infelice. Si tratta della frase: i giovani fascisti di oggi non li conosco e spero di non avere occasione di conoscerli. Ma uno certamente non avrai mai tale occasione, anche perché se nello scompartimento di un treno, nella coda a un negozio, per strada, in un salotto, tu dovessi incontrare dei giovani fascisti, non li riconosceresti. 2. Augurarsi di non incontrare mai dei giovani fascisti è una bestemmia, perché al contrario noi dovremmo far di tutto per individuarli e per incontrarli. Essi non sono i fatali e predestinati rappresentanti del male.
non sono nati per essere fascisti. Nessuno, quando sono diventati adolescenti e sono stati in grado di scegliere secondo chissà quali ragioni e necessità, ha posto loro razzisticamente il marchio di fascisti. È un'atroce forma di disperazione e nevrosi che spinge un giovane a una simile scelta. E forse sarebbe bastata una sola piccola diversa esperienza nella sua vita, un solo semplice incontro, perché il suo destino fosse diverso. Ecco, quindi credo che queste intonazioni, no, ci facciano capire qual è lo spirito, l'atteggiamento con cui Pasolini si pone di fronte alla critica della società, no? Allora, grazie Paola per avermi invitato, come tutti gli altri colleghi del liceo, gli studenti, tanti amici e allievi miei di qualche anno fa, diciamo gli anni che sono più presenti come Paola, la sua scuola di cultura, insomma di Casalecchio, insomma quindi siamo in un contesto di dialogo tra di generazioni molto diverse, cioè la mia, i miei allievi più presenti che hanno studiato con me all'università e voi che siete molto giovani. E allora bisogna fare forse qualche contestualizzazione, perché adesso siamo abituati ad affrontare temi rilevantissimi che Pasolini affronta e che ci vedrete sono molto simili a cose che noi affrontiamo oggi, ma con strumenti oggi molto diversi. Dobbiamo intanto stare attenti a una questione. Oggi noi siamo assillati da giornalisti che pensano di sapere tutto, da politici sovente impreparati, uso sempre eufemismi, ma potrei dire cose anche più gravi, dei giornalisti che pensano di sapere tutto, dei politici che pensano già per tutto, si fa tutto un po' superficialmente, tutto velocemente, ci confidiamo molto nell'onnipotenza della rete, dei rapporti, lo fate voi ma lo facciamo anche noi più anziani, non è questo. La carta stampata e il libro esistono un po' più sullo sfondo, non sono più l'apprendistato necessario. Qui avete notato da queste belle pagine brevi, da questi brevi brani che va letto Paola Taversa, che il dibattito su un tema decisivo sul futuro dell'Italia, cos'è stata l'Italia, cos'è in quel momento l'Italia e cosa deve accadere, accade intanto in Italia fra due scrittori. Non c'è di mezzo il giornalista che va in televisione con una certa audience, non c'è un uomo di spettacolo, non c'è un politico a caccia di slogan. Ci sono due tra i maggiori scrittori della nostra letteratura del Novecento e non solo. Calvino era mai considerato uno dei classici assoluti della nostra letteratura e per molti testi anche Pasolini. Quindi non stanno dialogando due grandi intellettuali e due grandi personalità della letteratura che ancora non erano così celebrate, come anzi messe in discussione, criticate, spesso entrambi per motivi diversi. Quindi si discuteva con gli scrittori. E gli scrittori in Italia in quel periodo erano quelli che discutevano del futuro del paese. Pensate un po', sto rimpiangendo quel momento? No, sto dicendo che era meglio allora che discutevano gli scrittori, oggi discutano altri in altre forme. Dico solo che c'è una diversità di fondo. Quindi ricordatevi come esattamente oggi noi potremmo parlare nella rete, azzannarci con gli strumenti di oggi, con tutte le possibilità che i social network danno del futuro, delle nostre scelte, del paese, più o meno bene, più o meno superficialmente. Allora questo dibattito era fortemente incentrato in due grandi personalità letterarie. Questo ci fa vedere come per chi come me allora era giovane e si ricordava dal vivo di questo tipo di dibattito, la differenza enorme che è avvenuta in pochi decenni. Oggi non... pagine del quotidiano. Esatto, e infatti che sia la carta stampata e quindi il libro, sono autori di libri, addirittura Pasolini, certo vedremo Pasolini ha tanti altri interessi di cinema, però nasce come poeta e fino alla fine della sua vita si dichiarerà soprattutto un poeta, quindi la letteratura è il loro ancoraggio. La carta stampata, il libro, ma addirittura come vedevo per gli scritti corsari, c'è gli interventi pubblici alla fine della sua vita, Pasolini li fa sul Corriere della Sera, su Epoca, su soprattutto il Corriere della Sera, nei suoi scritti più famosi, diretto allora da un direttore molto lungimirante che era Piero Ottone. Quindi veramente dovete cercare di capire quel mondo per capire quel dibattito importantissimo, di posizioni decisive per capire l'Italia e il suo futuro, ma con strumenti che a noi oggi sembrano un po' antichi. C'erano riviste letterarie, scannarsi su una rivista letteraria per un tema anziché per un altro era una questione rilevante, erano quelli gli strumenti che c'erano a disposizione. E in Italia, per un'antica tradizione che potremmo far risalire a Dante, il luogo per eccellenza del dibattito era la letteratura. Agli scrittori più ancora che ai filosofi è depositato il dibattito sull'attualità,
sono, e anche nel Novecento le pagine migliori sull'Italia, sul suo futuro, sulla sua sviluppo, sono gli scrittori che la conducono, mentre in Francia e in altri paesi abbiamo scienziati, filosofi, i pensatori italiani che poi tutti hanno avuto capacità di tentare di capire cosa sta avvenendo in Italia, sono stati scrittori, ma questo in Italia viene dalla data di ieri, poi è la letteratura, è il luogo del vero profondo innanzitutto del dibattito. Quindi questo mi fa capire come siamo, è importante che voi sentiate vicini i testi letterari, perché l'Italia nasce da lì, e nello stesso tempo come siamo distanti con gli strumenti che noi usiamo, e quindi dobbiamo cercare un po' sempre di fare entrare in quel mondo. Questo per capire. Il secondo punto sono i terribili, non belli, sono i terribili anni 70. C'è poco da rimpiangere in quegli anni, se non la giovinezza, eravamo tutti più giovani, quelli noi, quindi è chiaro che si rimpiangono, però sono stati anni terribili per il paese. Si usciva da un periodo di grande ribellione delle giovani generazioni, la mia, generazione come la mia, di grande ribellione, che era il cosiddetto 68, ma questo 68 ha prodotto, certo, mutamenti antropologici, positivi e negativi, riflessioni, ma ha prodotto nel contrasto con chi voleva mantenere gli usi, i costumi, le tradizioni, le abitudini politiche e i vincoli politici vecchi, ha prodotto un contrasto violento, una lacerazione violenta che è andata via via accentuandosi lungo gli anni 70. Con stragi, con bombe, la famosa storia che culminano nel 1980 con la bomba della stazione di Bologna, no? Quindi una striscia di sangue che attraversa, il 77 che è stato un movimento antagonistico violentissimo, che culmina anche questo con il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro e la fine di un percorso politico. Quindi gli anni 70 sono anni di violenza, di stragismo, di lotta politica condotta con armi terribili, in cui l'Italia era veramente un paese sempre sull'orlo di essere destabilizzato. Dentro questa vicenda ci sta per inciso la morte stessa di Pasolini nel 75, che è stata una morte violenta, no? Le cui cause non sono state mai spiegate fino in fondo. Qualcuno di recente, è stata pochi giorni fa, hanno chiuso definitivamente la possibilità di riformulare un'inchiesta sulla morte di Pasolini, però certamente restano molti lati oscuri. È stato lui stesso vittima della violenza in quegli anni, lui che l'aveva prevista, analizzata e studiata. Quindi questo è il contesto quindi di forti tensioni sociali, di aspirazione a maggiore libertà, uguaglianza, di lotta contro i privilegi, di riassestamento dei partiti politici e degli equilibri politici, ma con forti resistenze, forse anche eterodirette dall'estero. L'Italia quindi è stata terreno di violenza, Bologna è stato un epicentro. La bomba che chiude gli anni 70 a Bologna chiude un'epoca, chiude una che è preceduta dalla morte, dall'omicidio di Aldo Moro, e tutto un sistema che, in cui con violenza si cercava di risolvere il problema. Queste parole inquietanti di Pasolini sul fascismo ci fanno riflettere su come lui avesse percepito qualcosa che non tutti percepivano con chiarezza, ma che era nell'aria. Quindi questo per capire che siamo in un'epoca anche molto diversa da quella che abbiamo. Certo, noi oggi viviamo in un'epoca anche noi di tensioni, ma non è paragonabile a quello che l'Italia ha vissuto in quegli anni, perché contestualmente era un'epoca di sviluppo economico per altri versi, non è un'epoca di recessione come oggi economica, era un'epoca di sviluppo economico, dove quindi andavano a contraddirsi fra di loro tanti fenomeni. Dentro questo periodo di forte industrializzazione, di crescita, di modernizzazione, ma di violenti contrasti che c'era in Italia, si colloca la riflessione di Pierpaolo Pasolini, che era da tempo che operava in tanti campi, no? Nasce poeta, come ho detto, e poeta vorrà rimanere fino alla fine dei suoi giorni, la vocazione letteraria e poetica è importante, diventa romanziere, romanzi in presa diretta con la vita delle borgate romane, no? Una vita violenta e così via, e nello stesso tempo a un certo punto Pasolini scopre la necessità di misurarsi con lo strumento che allora era fortemente in auge in Italia, perché era stato uno dei punti alti della grande arte italiana dell'immediato dopoguerra, cioè il cinema. Se c'è una stagione in cui l'Italia viene ricordata in tutto il mondo per la sua grandezza artistica, la stagione del neorealismo in campo cinematografico, fino agli esordi poi del surrealismo o del realismo fantastico di Fellini. Quindi la grande stagione cinematografica, il cinema era davvero un'anima forte della cultura italiana, forse persino più della letteratura, tanto che ancora oggi a Hollywood, in Germania, in Inghilterra, in Francia, in tutti i paesi che sono stati nel mondo, in Asia, dovunque quando si parla di un momento forte della cultura italiana del Novecento si citano la di biciclette, Roma città aperta.